Riconosco che ieri certo non l'ho presentata bene. C'è un rumore che non va bene. Io vorrei parlare loro di quel capitolo estremamente affascinante che ha avuto inizio recentemente, diciamo, o almeno il massimo slancio dagli anni 60, è andato e attualmente in pieno sviluppo, lo studio dei neurotrasmettitori e dei neuromodulatori e delle varie sostanze che agiscono nel trasmettere l'informazione, il messaggio nervoso. E vedremo questo capitolo che, seppur ha uno sviluppo molto recente, e diciamo oggi è in pieno sviluppo, in piena fioritura, tuttavia ha un'origine piuttosto lontana. E le scoperte però non trovano sempre l'ambiente né le condizioni per svilupparsi. Infatti, quando per la prima volta si realizzò che le cellule nervose comunicano tra di loro rilasciando dei messaggi chimici, questo era talmente contrario alle ipotesi correnti in quei periodi, all'inizio del secolo, che non fu neppure presa in considerazione e per 20 anni rimase un'osservazione a sé stante. E le prime osservazioni di una trasmissione di tipo umorale del messaggio nervoso, cioè della comunicazione tra cellula e cellula, quando ancora, come loro ricordano, all'inizio del secolo neppure era accettata la teoria neuronale contro la teoria reticolarista, fu proposta dal grande fisiofarmacologo inglese Langley, il quale si accorse che il prodotto rilasciato, l'ormone adrenalina riprodotto dall'amidollare della corticale adrenalina era molto simile nell'attività all'azione del sistema simpatico. Tuttavia Langley scartò nettamente, perché era troppo opposto alle teorie accettate in quel tempo, l'ipotesi che fosse la stessa sostanza. Non soltanto non l'accettò, ma impedì al suo migliore studente, Elliot, di progredire in queste ricerche. Elliot, allievo dell'Langley, per primo realmente considerò la possibilità che le cellule nervose, determinate cellule nervose, intendiamo allora era il simpatico, cioè quell'insieme di cellule riunite in aggregati, gli aggregati simpatici, del simpatico, allora noto come sistema simpatico simile che rilascia, che è quel sistema che regola la funzione viscerale. Per primo il Elliot propose la possibilità che la sostanza rilasciata fosse del tutto simile a quell'ormone isolato dal midollare della surrenale, ma Langley, una persona autoritaria e autorevole, gli proibì di continuare in quelle che riteneva ipotesi fantastiche. Fu soltanto nel 1921 la scoperta di due scienziati, uno tedesco e uno inglese, Otto Loewi tedesco e Henry Dale inglese, che identificarono in due sostanze i neurotrasmettitori del sistema simpatico e parasimpatico. Questa è storia, ma ne accenno soltanto. L'esperimento che molti di loro avranno letto del Otto Loewi fu un esperimento molto interessante quanto semplice, e cioè lui isolò in vitro due cuori di rana. L'uno aveva ancora attaccato il nervo che lo stimola ed è il vago, l'altro era messo nello stesso mezzo di liquido, nello stesso ambiente fisiologico nel quale era l'altro cuore. Questi organi continuano a contrarsi per molto tempo. E osservò che quando stimolava il vago, questo, come era già noto dalla fisiologia, determinava un rallentamento dei battiti del cuore che era stato stimolato. Contemporaneamente l'altro cuore, che non era affatto unito, andava incontro al rallentamento del battito. Per il primo propose, questa volta su un terreno più solido di quello che non avesse Elliot, l'ipotesi che una sostanza X liberata dalla stimolazione del primo nervo si diffondesse nel liquido umorale nel quale era immerso il secondo nervo, e chiamò questo vago Stoff, termine tedesco per dire sostanza umorale trasmessa per via liquida. Contemporaneamente, pochi anni dopo, il Dale, tutti e due ebbero per questo il premio Nobel,
isolò, identificò questa sostanza nell'acetilcolina e allo stesso tempo identificò quella sostanza rilasciata dalle fibre simpatiche in una sostanza simile all'adrenalina, che infine fu identificata come un precursore dell'adrenalina nella noradrenalina. Così iniziò il primo attacco e la prima prova che le cellule comunicano l'una con l'altra, attraverso con l'altra, per via umorale. Tuttavia queste ricerche erano state fatte sul sistema simpatico e non sui sistemi centrali. Ancora vigeva l'ipotesi che queste cellule fossero cellule come di seconda categoria, le cellule simpatiche, che non hanno devoluto certamente funzione di livello intellettuale, di livello più alto, erano considerate come cellule di seconda categoria. Si rivelarono uno splendido esempio per lo studio di proprietà che oggi sappiamo sono comuni a tutte le cellule nervose. Domani parlerò loro del NGF, neurogrosfetto, nel quale di nuovo troviamo come questa cellula cosiddetta di seconda categoria, cellula simpatica, sia servita a noi come splendido modello per studiare altri fenomeni di tipo umorale che servono in questo caso non tanto alla funzione quanto alla differenziazione della cellula nervosa. Quindi diciamo dobbiamo questa cellula di seconda categoria, un pochino come il coli, il virus nella biologia molecolare, di aver offerto un modello, paradigma splendido per lo studio di funzioni basiche del sistema nervoso che non sono valide soltanto per determinati aggregati con funzioni diciamo pure ancellari e secondari, ma anche per cellule centrali. Iniziò così dallo studio di questi neurotrasmettitori e dal riconoscimento di queste sostanze la conoscenza che le cellule agiscono e determinano la trasmissione di impulso nervoso rilasciando un fattore. Prima di venire alla parte più recente, io voglio ancora tuttavia fare un passo indietro e parlare dell'elemento cellulare che è alla base di tutti i sistemi nervosi, siano questi gli invertebrati o i vertebrati. Ieri rapidamente ho prospettato le due grandi linee di evoluzione del sistema nervoso nell'invertebrato e nel vertebrato, senza tuttavia far cenno, altro che sommariamento, a quello che è l'elemento base, cioè la cellula nervosa. La cellula nervosa in questi centinaia di milioni d'anni, da che si è differenziata la prima, e allora ricordano le prime cellule furono nei celenterati, non è sostanzialmente data incontro a alcuna modifica. Si compone sia negli più semplici, nell'invertebrato o nel vertebrato inferiore, che nei più alti, il vertebrato superiore, di quattro componenti, che sono il polo recettore, cioè là dove convergono gli impulsi nervosi, che possono essere dal mondo esterno, se si tratta di cellule direttamente che ricevono lo stimolo dalla periferia, o cellule sinaptiche che ricevono lo stimolo già processato da altre cellule. Questo è il polo recettore. Infine c'è la cellula con nucleo, che è il centro trofico della cellula, che non ha altra funzione che quella di metabolizzare, sintetizzare prodotti importanti, ma non interviene nella produzione dello stimolo stesso. Infine c'è l'ossone, quella lunga fibra, che convoglia il messaggio nervoso, e finalmente abbiamo la parte terminale, end terminal, che ha le piccole componenti sinaptiche, le vescicole nelle quali si libera, nelle quali si accumula il trasmettitore, sia questo una sostanza semplice come una sostanza aminergica, catecolaminergica, un aminoacido, o una sostanza più complicata come un peptide, viene poi rilasciata nel breve spazio sinaptico e a sua volta regola la funzione delle cellule che ricevono in modo vario, aprendo o chiudendo dei determinati canali e attivando la pompa, oppure con i neuropeptidi in metodi ancora più complessi. Le prime diapositive, come va la voce? È abbastanza chiara, grazie. Le prime diapositive fanno semplicemente vedere loro la similianza di cellule di invertebrati di vertebrati, dove si riconoscono molto chiaramente queste componenti. Qui è una cellula che noi abbiamo isolato dalla periplaneta americana, della quale parlavo ieri, che ci è servita come splendido modello, l'abbiamo studiata dallo scarafaggio, diciamo, americano, e loro vedono che è composta esattamente di quelle componenti che ritroviamo in tutte le cellule nervose, dall'invertebrato all'uomo, ai più alti vertebrati. Cioè la natura è conservativa, avendo trovato la cellula che aveva questa funzione di trasmettere l'impulso nervoso, già nei tempi antichissimi cambriani, alto cambriano, per i 600 milioni di anni fa, ad oggi,
praticamente la cellula non è andata incontro a sostanziali modifiche, anche se è andata incontro a enormi modifiche la complessità dei circuiti nervosi. Questo sarebbe in questa cellula di una periplaneta che noi abbiamo isolato e differenziato in vitro e analizzato in vitro, il polo recettore, cioè quelle componenti, in questo caso di tipo dendritico, a livello del polo che la cellula riceve lo stimolo. Questo è il corpo cellulare, che è puramente una componente trofica nella quale avvengono le sintesi delle sostanze necessarie trasmesse, ma non interviene nell'impulso nervoso, in particolar modo l'impulso nervoso trasmesso dalla componente recettrice decorre lungo l'assone e infine al termine viene rilasciato e agisce attivando o inibendo o in qualche modo modificando l'attività della cellula che riceve. Quella seguente dimostra la somiglianza di questa cellula della periplaneta dell'invertebrato, dell'insetto periplaneta americana, con una cellula umana, la prossima. Questa è una figura classica che deriva da un libro recente, dove dimostra l'identità tra la struttura, la somiglianza, diciamo, la grande ramificazione dendritica, chiamata dendritica dal termine dendros greco, che vuol dire ramificazione tipo albero, il corpo cellulare e l'assone. Non c'è sostanziale differenza nella struttura. Alla fine, il punto che qui naturalmente non si vede, perché la cellula è isolata in vitro, è dove si rilascia il trasmettitore, che a sua volta in modo elettrico o chimico, perché anche la trasmissione elettrica oggi sappiamo che esiste, maggiormente nell'invertebrato che nel vertebrato, avverrà l'attivazione o inibizione o modulazione dell'altra cellula. Le cellule tuttavia, come loro sanno, vanno incontro a enormi modifiche di grandezza, di forma e di strutturazione, e la prossima dimostra un'altra cellula. Beh, questa è la cellula base, permettanocene ancora un'altra a far vedere, dove è dimostrata la cellula che è caratterizzata da questa immensa ramificazione dendritica. Loro sanno che nell'organismo umano, forse l'ho citato ieri, abbiamo circa 100 miliardi di cellule che compongono la componente cerebrale del cervello, probabilmente ancora maggiore. Nel corpo cellulare ci sono quelle componenti di sostanze ribossi proteiche, cosiddetti corpuscoli di Nissl, da chi le ha scoperte, che derivano semplicemente la componente dove si sintetizzano le sostanze che sono sì importanti per il metabolismo della cellula che per la produzione di quei determinati neurotrasmettitori che vengono poi incanalati nell'assone. E qui questa è una cellula motoria, qui è la terminazione a livello delle placche motorie nel quale è attivata la cellula tramite il rilascio, in questi casi, dell'acetilcolina, che ha un'azione eccitante sulla fibra muscolare che riceve lo stimolo. Attorno abbiamo la solita composizione della guaina mielinica con l'interruzione nodulare che è servita per la struttura Hutchins and Hawkins per la valutazione matematica di come l'impulso nervoso ricevuto dalla cellula tramite un sistema saltatorio passi da un punto all'altro della membrana e si propaghi con enorme rapidità alle terminazioni. La prossima. E qui la cellula della quale parlavo, la gloria e il vanto di Golgi, che scoprì per la prima col suo metodo cromogenico il modo di determinarla e di analizzare questa formidabile cellula, una cellula tipo pavone di una bellezza estrema, e che è cellula del cervelletto, studiata in particolare poi da Cajal e recentemente da Eccles, caratterizzata da questa immensa arborizzazione dendritica. L'arborizzazione dendritica in genere va in parallelo col numero degli stimoli che la cellula riceve, perché tante più sono le fibre che convergono su questo, tanto maggiore è questa immensa ramificazione dendritica. Si ricordino anche un altro aspetto caratteristico, questo nei vertebrati, questa cellula già presente nei vertebrati inferiori, dal pesce agli anfibi, si è mantenuta praticamente costante nell'evoluzione filogenetica, andando incontro tuttavia soltanto a maggiore grandezza con la mole somatica dell'animale. Ma in tutte noi abbiamo questa immensa arborizzazione, il corpo cellulare, infine la fibra, che qui non si vede, esce. Qui la zona dei granuli, che dimostra la differenza in grandezza di cellule, piccolissime cellule, cosiddette granuli,
che sono decine o centinaia di milioni, che a loro volta mandano l'impulso sulle fibre eccitando inibente. Questa cellula è una cellula che ha un'attività inibitoria e non eccitatoria. Una cosa interessante, studiata particolarmente da Eccles, Eccles, come loro sapranno, ebbe il premio Nobel per essere stato il primo a aver identificato i potenziali d'azione e come una cellula forma come la cellula origina, come origina l'impulso nervoso, riuscendo a impalare la cellula con un microelettrode. La prossima. E qui abbiamo una cellula, di nuovo schematicamente rappresentata, come questa cellula nervosa, quella che abbiamo visto precedentemente, possa ricevere sinapsi o direttamente applicate al corpo della cellula, pirenoforo, o direttamente a quei prolungamenti dendritici già da Kahal osservati come caratterizzati da minuscole spine, che non è come altri ritenevano artefatti, ma come osservò giustamente Kahal, che praticamente non sbogliò quasi mai, e derivavano da piccoli prolungamenti, piccole emissioni di protuberanze, che erano i punti ai quali afferivano altre fibre efferenti, che davano origine poi all'eccitazione e inibizione, sommandosi con quelle di altre parti. Ci sono qui più in grande rappresentate differenti tipi, ci sono quelle eccitatorie che si considerano caratterizzate da vescicole sinaptiche rotonde e da un ispessimento della membrana della cellula ricevente, ci sono quelle a carattere più sottile e liscio che hanno carattere inibitorio, e qui abbiamo l'assone con le varie ramificazioni dendritiche. La prossima. La cellula tipica, considerata e analizzata, in particolare la cellula simpatica, caratterizzata da queste specie di piccole protuberanze, terminazioni nodulari a livelli dendritici, dove noi vediamo poi accumularsi quelle vescicole sinaptiche, sono decine di migliaia, e in ognuna di queste ci sono decine di migliaia pacchetti di sostanze del neurotrasmettitore, in questo caso sostanze noradrenergiche, essendo una cellula simpatica, che vengono emesse quando la cellula è attivata, rilasciate quando l'impulso nervoso arriva a questo punto, rilasciate per esocitosi in piccole quantità, studiate, elaborate in particolare dal grande fisiologo inglese Katz. La prossima. E qui in forma anche di nuovo diagrammatica è rappresentato di nuovo il corpo cellulare, la presenza dei ribosomi e della componente Golgi, dei ribosomi dove vengono elaborate le sostanze proteiche tramite l'informazione ricevuta dal nucleo, il corpo cellulare, la sottilissima membrana della quale fu teorizzata la presenza, prima ancora di averla riconosciuta al microscopio elettronico, decine di angstrom. L'angstrom è il decimiliardesimo del metro, che permette, come dicevo, tramite teoria saltatoria, la trasmissione dell'impulso nervoso, che a sua volta viene in frazioni di secondi, di millisecondi, trasportato, e a sua volta porta lungo l'assone stesso, lungo la componente citoscheletrica, neurofibrille e neurotubuli, vengono queste componenti vescicolari costituite dai neurotrasmettitori trasportate e si accumulano nelle vescicole sinaptiche. Le vescicole sinaptiche poi, quando l'impulso nervoso arriva, aderiscono alla membrana presinaptica della cellula e tramite un processo noto esocitosi vengono rilasciate nello spazio sinaptico che separa la cellula che ha prodotto l'impulso da quella postsinaptica che lo riceve. È stato riconosciuto e studiato molto in questi ultimi decine di anni il meccanismo, il traffico che avviene lungo l'assone, che è in due direzioni. L'uno è il trasporto discendente anterogrado, trasporto anterogrado, che determina il trasporto delle sostanze accumulate a livello della cellula verso la periferia. L'altro trasporto retrogrado, che porta invece dei messaggi umorali, ne parlerò domani di questi, dagli organi terminali che a loro volta raggiungono la cellula e agiscono sul metabolismo cellulare. Tutto ciò avviene tramite la presenza di questa grossa impalcatura citoscheletrica,
formata da sostanze proteiche di natura fibrosa, neurotubuli e neurofilamenti, se noi con varie sostanze, citocalasina o vindastina, portiamo alla distruzione di questa impalcatura fibrosa assile, non abbiamo più la possibilità di trasporto né anterograda né retrograda, perché abbiamo impedito questo impalamento, questa canalizzazione delle sostanze, sia quelle prodotte nella cellula, sia quelle ad andamento posteriore, di raggiungere la cellula stessa. Di questo noi abbiamo fatto molto uso nello studio dell'azione del NGF. La prossima. Qui a livello sinaptico, come a più forte ingrandimento, come la componente presinaptica si è congiunta alla componente postsinaptica in questo spazio che è di poche, cioè di un centinaio di angstrom, dicevo quell'angstrom ho detto 10 alla meno 10 metri, da questo o direttamente si propaga alla cellula ricevente o tramite il secondo messaggero, cycle CAMP, l'adenosina monofosfato ciclica, cioè attraverso questo secondo un sistema più complesso attiva la cellula ricevente. La prossima. E qui abbiamo come l'impulso nervoso, parlerò prima in forma generale di queste diciamo cose, di questi dati che sono certamente noti a molti di loro, poi verremo più in particolare su come agiscono queste varie sostanze. Qui nella fessura sinaptica come avviene la liberazione dei quanta contenuti nelle vescicole sinaptiche tramite l'arrivo dell'impulso nervoso, la liberazione di questi pacchetti di quanta di sostanza contenuta, in questo caso noradrenalina, come questi a loro volta eccitano la cellula ricevente aprendo selettivamente dei canali che permettono, nel caso eccitatorio, depolarizzante, la penetrazione del sodio che si trova in quantità molto maggiore nello spazio extracellulare che intracellulare e la uscita del potassio. In questo caso noi abbiamo quel fenomeno che è cosiddetto depolarizzazione, cioè riduzione del potenziale di riposo della membrana per l'attivazione, la penetrazione all'interno della cellula ricevente degli ioni sodio che normalmente sono 10 volte più concentrati nella zona esterna che nella zona interna della cellula e la uscita del potassio. In altri casi, anziché eccitazione, noi possiamo avere inibizione iperpolarizzando la cellula, cioè aumentando il potenziale di riposo con il fenomeno opposto della chiusura dei canali di sodio e apertura di quelli di potassio. La prossima. E qui abbiamo la scoperta che è più recente, da parte venuta di molti fisiologi, particolarmente farmacologi e fisiologi americani, che ha portato alla identificazione di tutti i processi di sintesi e rilascio della noradrenalina. La noradrenalina, come dicevo, sostanza prima identificata da Henry Dale, è stata anche la prima della quale noi abbiamo potuto conoscere esattamente i processi di sintesi, di trasporto e di rilascio ed è un modello che è stato preziosissimo per la conoscenza poi di tutti i neurotrasmettitori, anche più complessi di questi. Il mezzo principale di questo va Julius Axelrod, che ebbe per questo, per la scoperta dei vari enzimi che portano alla sintesi della noradrenalina e a quelli che la inattivano, dico nel 1975, ebbe il premio Nobel per questo. Qui sono le varie molecole, dall'aminoacido alle sostanze monoaminergiche o catecolaminergiche, che intervengono nella formazione del neurotrasmettitore noradrenalina. Dai liquidi circolanti nel cervello stesso o in caso periferico dai gangli simpatici, soltanto oggi sappiamo nel cervello, ai tempi del 1940 e 50 si riteneva che questo neurotrasmettitore fosse solo sintetizzato, come accennato, dai gangli simpatici. Oggi sappiamo che un grandissimo numero di cellule nervose del cervello è capace a sintetizzare e rilasciare la noradrenalina con meccanismi identici
medici che hanno potuto studiare proprio grazie a questo modello. Desidero far presente che mai si sarebbe arrivati alla scoperta dei neurotrasmettitori e della loro sintesi e del loro rilascio se non ci fosse stato questo modello, perché in quella immensa massa di cellule addensate che è il cervello non sarebbe stato possibile identificare una cellula modello. Fu l'esistenza di questa cellula in condizioni favorevoli, cioè isolata dal centro, che prima permise di caratterizzare la funzione, poi di riconoscere non soltanto la cellula che veniva rilasciata, ma anche i meccanismi di sintesi. Nel caso della noradrenalina, dall'aminoacido relativamente semplice, che è la tirosina, tramite un enzima, cosiddetto enzima chiave, perché è essenziale, la tirosina idrossilasi, si forma un complesso che è la DOPA. La DOPA a sua volta, tramite un altro enzima, DOPA decarbossilase, dà origine a quello che era considerato per molto tempo come un composto intermedio senza funzione. Oggi sappiamo che ha una funzione di immensa importanza, anche lui come neurotrasmettitore, la dopamina. La dopamina a sua volta, tramite un altro enzima, dopamina beta idrossilase, dà origine alla noradrenalina, che è stato considerato per molto tempo il solo, la solo catecolamina per via dell'anello benzenico con due idrossili e una catena etilamminica laterale, era considerato per molto tempo il solo neurotrasmettitore e del simpatico, e in seguito quando si riconobbe nel sistema nervoso centrale. Oggi sappiamo che anche la dopamina non è soltanto un precursore della noradrenalina, ma a sua volta funziona da neurotrasmettitore. Per arrivare alla definizione di neurotrasmettitore, come posta da Axelrod e da tutti gli altri, bisogna che queste sostanze X rispondano a queste particolari caratteristiche, cioè di essere sintetizzate dalla cellula, trasportate dalla cellula stessa, rilasciate a livello sinaptico e infine che abbiano la funzione di agire e trasformare la cellula ricevente o aumentando o inibendo l'attività. Cioè noi non definiamo una sostanza X chimica definita come neurotrasmettitore se non risponde a queste caratteristiche: di essere sintetizzata tramite sistemi enzimatici nella cellula da un precursore X identificato qui nell'aminoacido tirosina, di essere trasportato lungo la fibra, di essere accumulato a livello sinaptico in pacchetti di quanta nelle vescicole sinaptiche, di essere rilasciato nella membrana e infine di attivare l'altra cellula. Un'altra proprietà essenziale per definire una sostanza neurotrasmettitore è che la sostanza, una volta rilasciata e che ha dato azione o ha un impulso o ha inibito l'impulso della cellula ricevente, a sua volta si è inattivata. E qui di nuovo la bravura di Axelrod ha molto chiarito questo: in che modo può essere inattivato un prodotto chimico, supponiamo la noradrenalina o un altro trasmettitore derivato da questo tramite ancora un altro enzima conosciuto come la PNP, fenil-etanilamina, nome complesso chiamato PNMT. Come si può inattivare una sostanza, un neurotrasmettitore, quindi fare cessare l'azione? Perché se queste sostanze che agiscono in millesimi di secondo rimanessero in circolo, naturalmente noi avremo la continuazione di attivazione della cellula ricevente o di inibizione della cellula con impossibilità di un'azione funzionale. Quindi era necessario scoprire non soltanto come queste sostanze sono sintetizzate, trasportate e rilasciate, ma anche come sono inattivate. Nel caso dell'altra monoamina, che è l'acetilcolina, la struttura è semplice: deriva da un semplice complesso, colina, viene sintetizzata nella cellula con un solo sistema, con una solo enzima, non come quattro come questo, e infine viene inattivata da un enzima a livello sinaptico, la acetiltransferasi. Nel caso della noradrenalina, gli studi di Axelrod e del suo gruppo hanno dimostrato che la inattivazione o degradazione può avvenire sia per il livello enzimatico, cioè per via di determinati enzimi che degradano la sostanza terminale, che può essere dopamina, noradrenalina o adrenalina. Ricordiamo che tutti e tre questi composti in sequenza, dopamina, noradrenalina e adrenalina, hanno funzione di trasmettitore. Dunque, ognuno di questi può essere inattivato una volta che è stato emesso nella vescicola sinaptica
tramite tre differenti modi. Due sono enzimatici, la monoaminossidasi, l'altro è un enzima periferico, la catecolamine transferase, scoperta anche da Axelrod, ma il sistema principale di inattivazione di questo, la scoperta diciamo principale di Axelrod, è stata la prova che la inattivazione della noradrenalina avviene non per un via di un sistema enzimatico, ma per ricaptazione della stessa sostanza rilasciata tramite dalla vescicola sinaptica. Poté dimostrare in modo molto ingegnoso con marcatura radioattiva della catecolamina, dimostrare che questa veniva ripresa, ricaptata dalla cellula stessa, un sistema quanto mai economico, essendo ricaptata non funzionava più come eccitante della cellula ricevente. La scoperta del sistema di ricattivazione è stata veramente la scoperta principale tra le molte fatte da Axelrod. Dunque, nel caso della noradrenalina, sono i sistemi o enzimatici di degradazione tramite la monoaminossidasi, che è un enzima endocellulare che inattiva l'adrenalina, oppure tramite un enzima extracellulare, che è la catecol-aminotransferasi, o infine, il sistema più importante, la ricaptazione dell'adrenalina stessa o noradrenalina rilasciata nella fibra e quindi l'assenza di questa in circolo. La prossima. E qui un sistema piuttosto complesso di Iverson, un noto neurofarmacologo, un giovane neurofarmacologo noto molto inglese, che dimostra l'estrema complessità di questo sistema che io ho descritto in modo così semplicistico. Qui sono le vescicole sinaptiche che vengono ad attaccarsi alla membrana presinaptica per via di questo sistema cosiddetto exocitosi, vengono liberate nello spazio sinaptico, a loro volta attivano la cellula ricevente o direttamente, e allora si ha subito eccitazione del sistema, o tramite l'attivazione del cosiddetto secondo messaggero, al quale ho accennato un momento fa, che è un nucleotide derivato per degradazione della ATP, adenosina trifosfato, un composto ricchissimo di energia che viene da questo enzima, che viene dall'enzima adenilciclase presente nello spazio sinaptico a livello della membrana postsinaptica, viene degradato in un composto ciclico monoadenosine fosfato cyclic AMP, che a sua volta attiva una sequenza di eventi nella cellula ricevente, attivando delle determinate proteine chinasi nella cellula e iniziando una serie di passaggi a lunga durata. L'attivazione diretta con la noradrenalina avviene nello spazio pochi secondi, avviene in moltissimi casi. In altri casi abbiamo che la cellula che ha sintetizzato e rilasciato la noradrenalina attiva processi che possono durare minuti o anche ore tramite l'attivazione di queste chinasi proteiche nella cellula ricevente, che a loro volta agiscono a livello nucleare. Questo è il sistema che ha procurato il premio Nobel a Sutherland, o del secondo messaggero, che fu scoperto da Sutherland non nella cellula nervosa ma nelle cellule del fegato. Sarebbe troppo lungo dire tutte le sequenze seguite da Sutherland per dimostrare che moltissimi ormoni, e oltre agli ormoni molti neurotrasmettitori noradrenergici, agiscono non direttamente attivando determinati canali sulla cellula ricevente, ma attivando questo complesso sistema enzimatico dell'adenilciclase, che a sua volta provoca la formazione della cyclic AMP. Cyclic AMP, questo prodotto che deriva da parziale degradazione dell'adenosina trifosfato, a sua volta attiva le chinasi, e è un processo di moltiplicazione, perché un stimolo piccolo, una piccolissima quantità di noradrenalina liberata può arrivare tramite, può essere magnificato, ingrandito attraverso il sistema di questo enzima adenilato ciclasi, che attiva il cyclic AMP, che a sua volta inizia tutta una serie di eventi anche a livello del nucleo della cellula e quindi prende lungo tempo. È un sistema, come dicevo, del secondo messaggero, che ha avuto modo di fare, che ha avuto applicazioni immense nello studio dell'azione dei neurotrasmettitori. Ora però questa seconda parte dello studio della noradrenalina. Come dicevo, tutti questi studi che ancora continuano hanno avuto come modello la cellula simpatica, una cellula che si presta enormemente sia per la sua topografia e per la sua semplicità. Loro hanno visto una cellula molto semplice.
Fu tuttavia soltanto quando si scoprì che la noradrenalina non era soltanto un neurotrasmettitore di una cellula ancillare di seconda categoria come la cellula simpatica, ma che aveva un'azione di formidabile importanza nei centri nervosi, che lo studio dei neurotrasmettitori assunse veramente un enorme significato e importanza. Mi rifarò all'inizio di questi studi che risalgono al 1954, quando una nota farmacologa tedesca migrata in Inghilterra, la Martha Vogt, per la prima osservò che nel cervello vi era piccole quantità di noradrenalina. Sino a quei tempi, al 1954, si riteneva che la noradrenalina esistesse soltanto in questo sistema periferico costituito dalle catene dei gangli simpatici. La Martha Vogt non identificò le cellule che lo producono, ma osservò con studi chimici puri che in varie zone del cervello degli animali da lei studiati, non ricordo quale, vi era questa sostanza che non era, disse la Vogt, importata dalla periferia, ma sicuramente prodotta in situ. Tuttavia i suoi studi si fermarono a questa osservazione esatta. Fu soltanto in seguito, nel 1960, che studiosi svedesi svilupparono una tecnica di enorme importanza che a sua volta dimostrò che la sostanza noradrenalina presente nel cervello è presente in determinate aree disclete in nuclei. I nuclei che furono messi in evidenza da questi studiosi, che erano studi di istologia e anatomia, poterono questi Falk-Hiller per dimostrare, questo nel 1900, negli anni 60, che questa sostanza è prodotta localmente in base alla capacità della noradrenalina di reagire con la formalina, con i vapori della formalina, dando origine a un prodotto fluorescente. Usando questa tecnica, che era già stata sviluppata in modo meno esatto da un altro autore, Eranko, di origine finlandese, Falk e Hiller, svedesi, poterono sviluppare questa formidabile tecnica istofluorescente, cioè esponendo cervello, sezioni cervello, noi le facciamo tutti i giorni nel nostro laboratorio, ai vapori di formalina. Questa si trasforma in un prodotto che è fluorescente ai raggi X e permette di visualizzare nelle sezioni del cervello la localizzazione dei centri che producono la noradrenalina. Prima di allora nessuno avrebbe potuto identificare nel cervello o nell'asse cerebrospinale la presenza di questi centri, dato che con le tecniche istologiche comuni e neppure con le tecniche argentee queste cellule differiscono dalle altre. Quando invece si espone ai vapori di formalina a sezioni, come noi facciamo giornalmente, vero, a questo prodotto ai vapori della formalina, la sostanza diventa intensamente fluorescente. Falk e Hiller, poi in seguito altri autori, Fuchsee, Ladestrom ed altri, poterono così fare una mappa, cioè identificare topograficamente le varie zone nel cervello dove viene prodotta la noradrenalina, particolarmente importante. Sono nuclei del ponte, subito a livello del quarto ventricolo, chiamati locus ceruleo. Il termine locus ceruleo precede di gran lunga la scoperta della noradrenalina ed era derivata dal fatto che i vecchi anatomi vedevano nelle sezioni fresche del cervello un colorito bluastro di questi composti. Sono composti ricchissimi di noradrenalina che tuttavia non si potevano mettere in risalto con le comuni tecniche. Quando invece questi preparati sono trattati secondo questa tecnica piuttosto lunga ma molto facile, queste cellule diventano fortissimamente fluorescenti. Posso vedere la seguente? Forse è nella seguente. Questa è l'immagine delle fibre di una sezione di cervello o di un organo periferico, è uguale, ricchissimo di fibre noradrenergiche, perché la sostanza noradrenalina, che è il trasmettitore dei gangli simpatici, è identica dal punto di vista strutturale e dal punto di vista istologico, sia che voi esaminiate un organo periferico ricchissimamente innervato da fibre simpatiche noradrenergiche o che studiate una componente cerebrale dove c'è una vasta ramificazione di queste fibre ricche del prodotto noradrenalina. Queste componenti si vedono in queste composizioni, in queste, il colore fluorescente, l'immagine fluorescente a microscopio ai raggi ultravioletti, sono di un colore vivido verdastro e vi danno l'intero campo innervato da quelle fibre. Lo studio del Falk e Hiller e poi della Dahlström e Fuchsee determinarono, come dissi forse nella seguente,
la posizione di questi nuclei a livello del cervello. E qui c'è la prima immagine, piuttosto perfetta, a distanza di anni, da quando è stata introdotta, non vediamo molte differenze da allora. Vediamo che queste cellule, che apparentemente non sono evidenti alle tecniche comuni, nascono da due componenti, locus ceruleo particolarmente importante, che si leva a livello del ponte sotto il quarto ventricolo, e il numero di cellule che rilasciano questi è relativamente basso, circa 4.000-10.000 cellule a destra e a sinistra del ponte. Da queste tuttavia emergono due grandissimi fasci di fibre fluorescenti in seguito a questa tecnica che si diramano e innervano grandissima parte della corteccia cerebrale, dell'ippocampo, la parte paleocerebellare, questo è nel ratto, ma uguale sarebbe nell'uomo o in altri mammiferi, ed hanno la proprietà di avere un'immensa ramificazione da poche cellule, come loro vedono rappresentate in modo schematico in questi nuclei, le fibre nervose, ramificandosi in un modo immenso, 100.000 volte, sono capaci di innervare larghissime aree della superficie nervosa. Il loro comportamento terminale è in certo modo differente da altre cellule, cioè non vengono a contatto sinaptico con le cellule, ma si diramano e passano in vicinanza a varie cellule, portando l'attivazione o la inibizione di varie zone cerebrali. Questi sono i due grandi fasci che hanno un'azione a livello cerebrale. L'importante di questa scoperta è stato di aver per la prima volta aperta la possibilità dell'analisi di determinate alterazioni di tipo o mentale o neurologico che noi incontriamo regolarmente nella pratica neurologica. Poniamo, tutti loro conoscono quella malattia che è il Parkinson. Il Parkinson è una malattia caratterizzata da tremore degli arti, particolarmente degli arti superiori a riposo, da amimia e da difficoltà nell'andatura. Questa malattia, nota dal primo che l'ha descritta come Parkinson, può derivare da un'alterazione senile e da diminuzione del numero di cellule del locus ceruleo che compongono, che rilasciano questa sostanza, oppure può essere secondaria a un'infezione virale. C'è stata la tremenda epidemia cosiddetta spagnola del 1918, che a distanza di decine di anni ha portato a quello che è il Parkinson post-virale, cioè un'alterazione, una lesione delle cellule che producono queste sostanze e che a loro volta portano, tramite un'azione a livello dei nuclei della base, un'alterazione di funzione del nucleo pallido, che è quel nucleo basale, gangli basali nel telencefalo, che comanda una certa parte della motilità o comanda l'attivazione del sistema piramidale tramite azioni piuttosto complesse. Vari autori, particolarmente il Carson svedese, Ornikiewicz tedesco e Kotzis americano, analizzarono in casi di autopsia di morti di Parkinson e qual era, insomma, erano stati già evidenziati alcuni motivi per considerare che queste malattie derivano da una diminuzione del rilascio della noradrenalina. E si risero effettivamente, provarono che persone morte che erano in autopsia, che erano morte in seguito, dopo lunghi anni, queste malattie, erano depauperati praticamente completamente i centri del locus ceruleo che producono questa sostanza e che la rilasciano e attivano il lobus pallidus. Il lobus pallidus poco attivato dava origine a questa alterazione della motilità e del comportamento, caratteristiche di questi ammalati. Non hanno azione sui livelli superiori intellettuali, hanno azione sulla motilità e sul comportamento dell'individuo. Fu allora che il Carsons svedese pensò di poter in certo senso intervenire in questa grave malattia dando un precursore che potesse a sua volta attivare, cioè potesse supplire quella sostanza mancante che era la noradrenalina.
il composto fu la L-DOPA, una sostanza semplice che può essere passare la barriera ematoencefalica e può arrivare ai centri, quindi supplendo quella sostanza che non veniva prodotta più a sufficienza dai centri gravemente alterati, dal locus coeruleus e dai pochi altri aggregati cellulari scaglionati nell'asse, dando questo componente che è precursore della noradrenalina, la L-DOPA, che passa la barriera ematoencefalica, si riuscì in notevole numero di casi a diminuire le gravi deficienze, oggi ancora usato in clinica, le gravi deficienze conseguenti a questa malattia di tipo neurologico. Un'altra malattia, come loro sanno, che ebbe o almeno notevole beneficio, seppure non guarigione, è una malattia di tipo mentale, la schizofrenia. Quasi allo stesso tempo, sì, beh, a questo punto è forse meglio fare ancora vedere l'altra immagine, mi permettono. E dell'altro composto, dopamina. Sinora noi abbiamo parlato della noradrenalina e come la noradrenalina normalmente attivi questi centri della base, il globo pallido, come la sua assenza determini il parkinsonismo. C'è un'altra malattia particolarmente legata, mi permettono che in questo momento ho probabilmente confuso loro le idee perché ho unito due differenti componenti. No, è giusto. Un altro componente, la dopamina, il neurotrasmettitore che abbiamo visto precede la formazione della noradrenalina, è prodotta normalmente a livello della sostanza grigia ed è chiamata, sostanza nigra, scusate, sostanza nigra per il colore grigiastro che dà nei preparati freschi comuni. Questa sostanza prodotta a livello della sostanza nigra normalmente ramifica e innerva i nuclei dello striato nel cervello normale e altre parti della componente frontale del cervello. Un eccesso di produzione di questa sostanza porta a quelle che sono le alterazioni tipiche della schizofrenia. La schizofrenia è una grave malattia mentale caratterizzata da dissociazione e da alterato composizione, alterato comportamento e molte altre manifestazioni allucinanti. In passato era considerata come una malattia, diciamo, di origine non nota, prodotta da punizione del Padre Eterno per colpe che non sapeva quali potessero essere. Oggi noi sappiamo che questa malattia è in gran parte, non soltanto, dovuta a un eccesso di rilascio della dopamina che viene a agire sui trasmettitori a livello di questi centri centri della base. Se noi blocchiamo un eccesso di trasmissione della dopamina, possiamo in certo modo rilevare l'azione, diminuire l'azione di questo eccesso di liberazione di dopamina e questo può avvenire tramite il supplire di varie sostanze, aloperidole, fenotiazine, che si legano selettivamente ai recettori a livello di questi nuclei della base e impediscono quindi a questa dopamina rilasciata in eccesso di attivare questi centri. In questo modo si è in gran parte rilevato, se non guarito, questo difetto di base di un eccesso di liberazione della dopamina e attivazione. Della dopamina e attivazione di questi nuclei. Oggi sappiamo tuttavia che la situazione è più complessa. Nelle malattie così gravi, comportamentali, come le malattie della, diciamo, schizofrenia, intervengono anche altri neurotrasmettitori, particolarmente quei trasmettitori peptidercici che sono noti come encefaline o endorfine. Oggi quella ipotesi iniziale così semplice, così pulita, che derivasse dal fatto di un eccesso di dopamina in circolo e di un eccesso di attivazione, sappiamo che sono una parte della storia, intervengono questi modulatori che sono gli ormoni, i trasmettitori o modulatori di tipo peptidergico. Comunque noi abbiamo per la prima volta, o per la prima volta si è identificato grazie a questi vari autori, due sostanze che possono
o essere in parte supplite esternamente o, modificando le condizioni dei recettori, possono dare origine a condizioni che migliorano, alleviano i sintomi della malattia. Di un'altra malattia desidero brevemente accennare, che è quella che è determinata da una disfunzione di altri trasmettitori di tipo acido aminico. E la prossima forse fa vedere loro e i vari componenti. Sino a circa una quindicina di anni fa si ritenevano che i neurotrasmettitori fossero sempre sostanze relativamente semplici, o la noradrenalina, che è una catecolamina col nucleo benzenico, ossidrilico e gruppo laterale etilaminico, o la serotonina, che è anche una sostanza simile a quella, con un nucleo più complesso, ma che appartiene alla serie delle sostanze monoaminergiche, o infine una sostanza aminergica, che è l'acetilcolina. Quasi allo stesso periodo, pochi anni dopo, si osservò che anche sostanze più semplici come aminoacidi potevano agire come neurotrasmettitori. Il primo che fu usato fu il GABA. Il GABA è una sostanza che normalmente non si trova, è un composto, un aminoacido GABA amino isobutirico, che ha un'azione non eccitante ma inibente ed è uno dei più ampiamente utilizzati neurotrasmettitori nel cervello. Circa i 2/3 delle cellule nervose inibiscono l'azione, anziché attivare altre cellule, tramite il rilascio di questa sostanza semplice che è il GABA. Altre sostanze simili di tipo di aminoacidi, glutamico e glicine, hanno un'azione differente da quella del GABA, nel senso che hanno un'azione eccitatoria anziché inibente. Altri sono postulati, ma non ancora provati, essere dei neurotrasmettitori, la taurina, un altro aminoacido, o la istamina, un composto della serie monoaminergica. A questo proposito desidero citare, abbastanza interessante, il caso di una grave malattia nervosa, che è il morbo di Huntington. Il morbo di Huntington, una delle più gravi malattie di origine genetica del sistema nervoso, si rivela normalmente dopo i 40 anni in individui che già hanno dato origine alla prole e sono tra i 40 e i 45 anni. Si rivela con una motilità abnorme, con dei movimenti, distorsione, infine è complicato da una rapidissima mensa che progredisce in poco tempo e porta alla morte in una decina di anni. La storia curiosa di questo morbo, che fu chiamato Huntington in base al primo che lo descrisse nel secolo scorso, risale tuttavia a un periodo molto più lontano. Verso il 1600 approdarono in America un piccolo gruppo di emigrati dall'Inghilterra, condotti da un individuo che diventò poi governatore della Nuova Inghilterra, Winthrop. Tra questo vi erano delle persone ammalate che soffrivano di queste forme di distorsione, di ammensa, di comportamento anomalo. Due particolari fratelli pare che abbiano dato origine alle famose streghe di Salem, che furono bruciate come streghe invasate dal diavolo. Ora, questo era dovuto al fatto che queste disgraziate creature andavano incontro, le discendenti di questi due fratelli, Wilke e Victor, che venivano da questa regione dall'Inghilterra. Tutti i discendenti, essendo la malattia di Huntington determinata da un gene di carattere dominante e trasmesso quindi al 50% della prole, soffrivano di questa malattia. Disgraziatamente, quando erano donne, erano considerate streghe e bruciate vive. Le streghe di Salem, non so che sia capitato degli uomini, ma gli uomini non potevano essere allora considerate nel regime di allora come portatori invasati dal diavolo. Quindi le donne venivano bruciate vive, non so quale fosse la fine degli uomini. Ma insomma è curiosa e interessante quanto tragica la storia che questa malattia, che noi oggi sappiamo deriva da un gene dominante, determinato dal fatto che non vi è sufficiente liberazione del trasmettitore inibitore GABA,
portano a queste gravi deficienze che purtroppo tutt'oggi non si è in grado, dando un precursore, di impedire. Quindi, a differenza della malattia di Parkinson, a differenza della schizofrenia, che in certo modo hanno trovato un certo modo di essere moderate, l'Huntington disease oggi, uno degli oggetti più studiati, dopo che con la recombinant cDNA si è cercato e si sta cercando il gene, si sta provando di trovare come e dove è prodotto, una malattia che ha una bassa incidenza, per fortuna 7-10 su 100.000, che è terribile tuttavia nell'andamento e che per di più è sinistra, in quanto una persona colpita da Huntington sa che il 50% dei propri figli avrà la malattia e non c'è alcun rimedio di questo, una mensa completa, diciamo, una malattia che oggi è tra quelle più analizzate in base alle nuove tecniche della biologia molecolare, nella speranza che si trovi come rimediare, non dando un precursore che ancora non è stato trovato, ma identificando qual è la causa o almeno prevenendo la malattia, dato che si possa, ritrovando il gene, identificare, già oggi c'è modo di identificare nel feto o nel neonato, chi potrà o no andare soggetto alla malattia. E questa è una malattia derivata, come dicevo, da carenza del GABA, cioè di quella sostanza che dà origine, che ha inibitoria, la mancanza di questa porta a questa sintomatologia per una morte cellulare precoce di vaste aree di cellule, di vaste zone di cellule nervose nell'area cerebrale. La causa esatta non si sa, ma è una morte precoce di queste cellule che normalmente dovrebbero essere inibite dal GABA e vanno incontro a una morte massiccia. La prossima. Noi abbiamo qui la seconda parte di questi studi e quella che ci porta agli altri neurotrasmettitori di origine molto più recente di scoperte, che sono i neuropeptidi. I neuropeptidi, scoperti oggi oggetto di conoscenza anche sui giornali, tanto si è parlato delle encefaline endorfine, hanno tuttavia anche loro una loro lunga storia. Cioè, già da molti anni, molti decenni prima della scoperta di questi trasmettitori specifici, era stato osservato da un fisiopsicologo americano, James Auld, che stimolando determinati centri del cervello si aveva quello che era una sensazione di piacere. Questi studi fatti dal Auld erano avvenuti nel ratto casualmente. Aveva osservato che se un ratto, premendo con la zampa un determinato pulsante, avendo un elettrode che agisce a livello del setto della componente alta cerebrale, e se il ratto stimolava, premeva questo e agiva su questi centri, ne seguiva una sensazione di piacere. Il ratto ripeteva all'infinito questo movimento, anche trascurando la possibilità di nutrirsi, al punto di arrivare a una stimolazione per 24 ore di seguito di 6.000 stimolazioni nella giornata, sino che cadere esaurito, tale era il piacere che gli ricavava da questa autostimolazione. Noi oggi sappiamo che questo fenomeno è derivato dal fatto che si stimolavano centri, probabilmente quelli che liberano le endorfine e davano all'animale una sensazione di piacere come quella che deriva quando viene dall'esterno somministrato la morfina. E veniamo oggi alla morfina e come è stata scoperta la presenza. Prima è stata scoperta l'attività di questa endogena, di cui tuttavia non sapeva. James Auld purtroppo morì in un incidente nuotando in mare, quindi non seppe il seguito della storia che lui aveva scoperto. Recentemente, come dico, la scoperta delle sostanze che vengono liberate ha portato alla ribalta e alla conoscenza di tutti la capacità da parte del nostro cervello, di vari centri del nostro cervello, di rilasciare sostanze che non soltanto danno un senso euforico, ma anche un senso analgesico, bloccano la sensazione del dolore. Prima ancora, permettetemi di venire alle endorfine, che sono l'ultimo capitolo, desidero ancora dire una parola sui primi ormoni o i primi trasmettitori di natura peptidergica che furono scoperti. Anche questa è una storia che, come quella di James Auld, ha preceduto di parecchi decenni la scoperta delle endorfine, che sono oggi di conoscenza generale. I primi studi
che hanno dimostrato che la cellula nervosa non differisce sostanzialmente da una cellula di tipo endocrino, fu già quella che io ho detto, le cellule nervose che rilasciano la noradrenalina, simili alle cellule della midollare e della surrenale che le rilasciano la sostanza adrenalina. Era poi anche stato scoperto poco tempo dopo da un francese, Vincent Vignot, lavorava allora in America alla Cornell University, che determinati centri della ipofisi posteriore, la componente nervosa della ipofisi, rilasciano due particolari ormoni, la vasopressina e la ossitocina, che hanno azioni caratteristiche nella determinazione sia della pressione arteriosa che della contrazione muscolare. Il Vincent Vignot, che ebbe per questo il premio Nobel, fu il primo a identificare queste due sostanze in due prodotti relativamente semplici di una piccole catene peptidiche a determinare la sequenza e la loro azione a livello periferico. Queste sostanze sono, come dico, liberate dalla componente posteriore nervosa dell'ipofisi, il lobo nervoso, ma dallo stesso Vignot fu dimostrato che il loro rilascio avveniva non soltanto per azione di secrezione da parte della componente del rilascio della componente posteriore dell'ipofisi di queste sostanze, ma per un'attivazione del rilascio che veniva da altre cellule a livello ipotalamico. Nell'ipotalamo già autori tedeschi e americani di Scharrer e Baumann avevano osservato che determinate cellule avevano delle caratteristiche istologiche che erano una via di mezzo tra cellule nervose e cellule ghiandolare, cioè erano ripiene di piccolo secreto che le faceva apparire molto più simile a una cellula di tipo ormonale che è una cellula nervosa, e avevano osservato che queste cellule localizzate nella componente ipotalamica avevano rilasciavano queste sostanze nel flusso portale, in quel complesso circolatorio che ha azione diretta sull'ipotalamo. E già era stato ipotizzato che queste cellule dell'ipotalamo agissero a loro volta liberando delle sostanze che a loro volta agivano sull'ipofisi posteriore per via di fibre nervose o anteriore per via del circolo portale. Le fibre nervose che connettono la zona ipofisaria sono fibre molto brevi che arrivano a contatto, diciamo, dell'ipofisi posteriore. Altre cellule nell'ipotalamo sì, non erano provvedute di fibre o avevano fibre che non andavano direttamente a innervare l'ipofisi anteriore di origine ghiandolare, ma rilasciavano nel complesso portale vascolare le sostanze che attivavano la ipofisi anteriore. Il QMN, che più recentemente ebbe per questo e per altri studi il premio Nobel nel 1975, imparo 79 credo, osservò per primo che se si coltivavano in vitro delle cellule dell'ipofisi, queste rilasciavano per brevissimo tempo gli ormoni che erano stati identificati sia a livello dell'ipofisi posteriore, vasopressina e ossitocina, o un'altra quantità di ormoni rilasciate dall'ipofisi anteriore. Ma osservò che questa capacità di rilasciare questi prodotti cessava dopo poco tempo in vitro, a meno che si coltivassero in vicinanza di queste cellule piccoli frammenti dell'ipotalamo che a loro volta liberavano una sostanza umorale, rilasciavano una sostanza umorale che attivavano le cellule ipofisi. Se si facevano queste colture congiunte di ipotalamo, cellule ipotalamo e dell'ipofisi, queste cellule continuavano indefinitamente a produrre queste sostanze. Così iniziò, si ipotizzò per la prima volta da parte di Guillemin e da Shelley, tutti e due ebbero per questo il premio Nobel, l'ipotesi che si trattasse di determinate sostanze che furono poi identificate in corti catene peptidiciche, piccole catene, sequenze di peptidi, che venissero rilasciate e attivassero queste cellule. I primi studi furono fatti da Guillemin e da Shelley su ben 5 milioni di frammenti di ipotalamo di pecora, risultanti in 5 tonnellate di sostanza che processata diedero origine a 1 o 2 mg di un particolare peptide noto come thyrotropic releasing factor, il fattore che rilascia l'ormone tireotropo dall'ipofisi, e sequenzare
fu questo ormone, questa piccola catena peptidegica, fu sequenziata e sintetizzata e rappresentò questo con la somatostatina, un altro piccolo peptide rilasciato dall'ipofisi, rappresentarono le prime sostanze di natura peptidegica prodotte da questi particolari nuclei nell'ipotalamo. A questi studi, ai quali continuarono molti altri da parte di Guillemin, seguì verso gli ultimi 1970, dal 1970 a oggi, uno studio direi quasi frenetico, portato completamente, concentrato, focalizzato sullo studio di quelle sostanze che, come ho detto un momento fa, furono chiamate encefaline o endorfine, in quanto simulano completamente l'azione o mimetizzano, più che simulare, l'azione che si ha quando si somministra a una persona sofferente quella sostanza che è nota come oppiomorfina. L'oppio fu scoperto nel 1600 circa da Sydenham, un fisiologo inglese, ma per molto tempo non si seppe altro che questo. L'oppio era una sostanza semplice, una alcaloide, che agiva diminuendo il dolore in quantità minime. Il Sir Turner all'inizio del 1800, un farmacologo tedesco, identificò l'alcaloide che chiamò oppiomorfina dal dio sonno, perché dà un senso di grande benessere e allo stesso tempo allevia il dolore. Vi fu poi quell'enorme utilizzazione di questa sostanza morfina o di vari derivati della morfina che portarono durante le campagne della secessione negli Stati Uniti a quella che fu la prima crisi di intossicazione della morfina, perché purtroppo, come loro sanno, la morfina e i prodotti simili, composti, derivati, sintetizzati e relativamente semplici, sono alcaloidi, se hanno questa azione potentissima di diminuire il dolore e di dare un senso di benessere, danno allo stesso tempo quella gravissima conseguenza che è la tossicomania, che deriva dal fatto che la carenza di questa sostanza una volta data procura lo stato di gravi sofferenza fisica che porta quella, come è ben noto, alla criminalità, al desiderio di procurarsi a qualunque costo questa sostanza. Ora, com'è possibile da una sostanza semplice come un alcaloide essere passate alla conoscenza che l'organismo stesso è capace di produrre le endorfine, cioè sostanze che hanno dal punto di vista farmacologico una struttura completamente differente ma un'azione fisiologica così simile a quella degli alcaloidi? E questo derivò dal fatto, lo sviluppo di molti autori che oggi sono in lizza per il premio Nobel per questa scoperta, da Hughes a Kravitz a Snyder a vari che hanno lavorato, la scoperta derivò dal fatto che si pensò che se queste sostanze in quantità minima di decimi di milligrammi potevano avere un effetto così potente, questo derivava dal fatto che agivano selettivamente su cellule che ricevevano, cioè non potevano diffondersi in quantità minima e dare questo senso di benessere se non erano captate selettivamente dalle cellule che ricevevano, e questo poteva essere soltanto tramite la presenza di recettori selettivi a queste sostanze. Si ipotizzò perciò da parte di Snyder e di altri l'idea che la morfina agisse a livello di questi centri cerebrali, allora ancora non ben localizzati, ipotizzati, perché aderiva selettivamente a questi particolari componenti cerebrali. Il Hughes e il Kravitz partirono allora dall'idea: cerchiamo queste sostanze. All'inizio, sono due autori scozzesi, farmacologisti scozzesi, all'inizio fecero estratti di cervello di bovini o di maiali e videro che questo estratto aveva un'azione simile a quella della morfina. Era un'azione che loro analizzavano non a livello del cervello ma a livello del muscolo liscio. La morfina ha la proprietà di inibire la contrazione dei muscoli lisci tramite azione più complessa di quella della morfina, che non descriverò, tramite la citricolina. Questa sostanza, come dicevo, derivata dal cervello, aveva la stessa azione della morfina, pur non essendo un alcaloide, come dimostrarono Hughes e Kösterlitz. Era una sostanza che aveva l'azione periferica di inibire la contrazione dell'intestino, quindi era molto simile nell'azione farmacologica sugli organi periferici
dieci a quella dell'oppio. Aveva anche l'azione di diminuire la risposta a uno stimolo doloroso, come si vedeva, poniamo, in un ratto o in un altro animale. Se si provocava uno stimolo doloroso sulla coda, poniamo, con una luce fissa, e l'animale dimostrava dolore o con quel squeaking, con quel particolare grido, o agitando la coda, si vedeva che dando questo particolare estratto del cervello diminuiva la risposta dolorosa. Da questo estratto di cervello i due autori, Hughes e Kösterlitz, isolarono due brevi catene peptidergiche, chiamate encefaline perché formate da 5 aminoacidi quasi identici l'uno all'altro, che venivano isolati sia dai componenti dell'ipotalamo che da altri nuclei scaglionati a livello del cervello. Ed allora seguì da parte loro e da parte di Snyder, di Simons e di Terenio in Svezia uno studio estremamente intenso per analizzare i recettori ai quali si legano queste sostanze. Se queste sostanze avevano la stessa azione dell'oppio, voleva dire che agivano attivando o legandosi a recettori simili a quelli dell'oppio. Malgrado che la struttura fosse del tutto differente, sono piccole catene peptidergiche di 5 aminoacidi in fila, differenti l'uno dall'altro soltanto per l'aminoacido terminale, che in un caso è leucina e nell'altro caso è metionina. Queste sostanze dovevano agire in quanto il loro gruppo che interagiva con la cellula recettrice avveniva tramite una trasformazione del recettore che era uguale, malgrado che le sostanze fossero differenti, ma il gruppo terminale dell'aminoacido o dell'oppioide aveva la stessa struttura. La prossima. Questi sono i prodotti, questa è la morfina, che è questo alcaloide semplice isolato dall'oppio e dal papavero, e questa è l'encefalina, che ha una componente base molto simile a quella componente della morfina che si lega al recettore. Da questo primo isolamento avvenuto non molti anni fa di Kösterlitz e di Hughes si venne all'osservazione estremamente interessante che l'encefalina non è normalmente rilasciata come tale, ma in un composto molto più complesso che è noto oggi come endorfina. L'endorfina è un complesso che ha da 30, 40, 80 aminoacidi ed è il precursore della catena peptidica terminale encefalina. Anche l'endorfina, che venne isolata da vari autori, non soltanto dalle regioni ipotalamiche, ma da vari centri scaglionati nel cervello, è caratterizzata appunto dalla presenza di questi piccoli frammenti che hanno capacità analgesica e da altre strutture che hanno altre capacità, altre attività funzionali. Oggi noi sappiamo che gli ormoni peptidergici hanno infinite attività, non è soltanto questi che hanno particolarmente attirata l'attenzione e che hanno azione particolarmente a livello della componente limbica del cervello, la componente emotiva effettiva della quale parlavo ieri, ma ci sono infinite altre piccole catene peptidergiche che vengono normalmente codificate dai geni come molecole molto più lunghe peptidergiche, che possono avere 80 o 90 aminoacidi in una sequenza nota, che vengono poi clivide, tagliate da vari enzimi, e ognuna libera ha un'azione speciale. Una di queste è il pro-oppio-melanocortin, isolata recentemente, dei quali ognuno di questi segmenti ha una sua azione funzionale specifica. Questi ormoni peptidergici, queste sostanze, agiscono in modo abbastanza differente da quelli che sono i neurotrasmettitori noti e semplici come sostanze monoaminergiche, catecolaminergiche o aminoacidi. Ha un'azione di tipo globale o comportamentale, cioè un'azione che non è così semplice e diretta come stimolazione o inibizione. Si diceva in passato tutto quello che il cervello ha bisogno, le nostre cellule per lavorare, è di essere o eccitate o inibite, cioè tramite azione a livello della pompa e a livello della membrana. Oggi sappiamo che ci sono azioni estremamente più complesse, che sono quelle di questi ormoni, che sono chiamati
più che neurotrasmettitori, neuromodulatori, agiscono in forma globale, agendo sia sulle cellule che sulla trasmissione di altri trasmettitori. Poniamo oggi, a differenza di quanto si credeva un tempo, si sa che molte cellule sono capaci di liberare sia sostanze relativamente semplici, come noradrenalina, acetilcolina o serotonina, ognuna legata alle sue particolari azioni, e allo stesso tempo possono rilasciare, tramite un processo molto più lungo, queste sostanze di natura peptidergica che vengono rilasciate contemporaneamente. Non agiscono in modo così semplice sulla cellula che riceve aprendo o chiudendo i canali del cloro, del sodio e del potassio, ma agiscono modulando la risposta della cellula ai neurotrasmettitori. Il numero di questi ormoni peptidergici aumenta continuamente e lo studio è oggi intensissimo. Lo studio di questi ormoni è di estremo significato, a parte il fatto che sono molti di questi di origine lontanissima, si ritrovano anche nella filogenesi in esseri estremamente di natura molto inferiore, che risalgono al periodo cambriano 600 milioni di anni fa, ma si trovano particolarmente nell'evoluzione non soltanto a livello del cervello, ma degli organi periferici. In determinate parti agiscono in determinati organi periferici, come nell'intestino, nel pancreas, in altre parti, agiscono come ormoni. Poniamo la somatostatina, che si trova un ormone tipico nel cervello, ed è un ormone prodotto dall'ipotalamo che blocca il rilascio del growth hormone. Queste stesse sostanze si trovano come ormoni che hanno azione periferica. Seguendo l'ipotesi o il principio enunciato in modo molto eccellente da Jacob, la natura ha proceduto utilizzando gli stessi blocchi basali e utilizzando in modo diverso per creare o ormoni periferici che agiscono a livello del sistema digerente o addirittura come modulatori del sistema nervoso centrale. Oggi il cervello, si riconosce al cervello delle capacità che sono comuni agli organi, poniamo, digerenti. Infatti Guillemin lo chiama una ghiandola endocrina al cervello, mentre una volta si riteneva il cervello soltanto capace di funzionare tramite l'emissione lungo la fibra nervosa di particolari sostanze che agivano sulle altre cellule. Oggi riconosciamo una natura endocrina. Ho scritto un lavoro dicendo il cervello come organo endocrino. Effettivamente questi ormoni di natura peptidergica, che hanno un'azione globale, agendo, modificando la risposta delle cellule che ricevono a livello cerebrale e modificando il comportamento, intervenendo anche in condizioni di alterazione, di malattia, nella schizofrenia, oggi si considera che ci sia un eccesso, secondo altri una carenza di endorfine. Questi ormoni che agiscono a livello centrale sono ritrovati come azione periferica localizzata a livello dell'intestino, dello stomaco, cioè praticamente ubiquitario in varie componenti digerenti e centrali. Ora, il futuro dello studio degli ormoni peptidergici, dei quali oggi il numero è aumentato, sono 20, ma in seguito saranno certamente molto di più, è formidabile, perché a differenza di queste strutture semplici, vengono prodotti da un precursore che a sua volta si può dividere tramite gli enzimi in varie componenti, e ognuno ha un'azione, ha una plasticità estrema, ha un'azione globale comportamentale, cioè dall'idea prima semplificare a riduzionistica che si era sviluppato quando si è studiato i neurotrasmettitori monoaminergici o gli aminoacidi, si è arrivati al concetto che esistano altre sostanze di natura peptidica estremamente più plastici, estremamente più complessi, che agiscono in praticamente tutte le nostre attività di carattere emotivo e, probabilmente non escluso, agiscano anche a livello delle attività cerebrali superiori. Oggi gli studi sono in tale numero e aumentano, diciamo, tutti gli anni il riconoscimento di come agiscono, non, come dicevo, semplicemente a livello della membrana postsinaptica, ma agendo modulando la risposta e agendo direttamente a livello del gene, modificando il prodotto codificato dal gene stesso, tramite la produzione e la sintesi di queste lunghe catene peptidergiche che a loro volta vanno incontro a scissione e danno origine a differenti peptidi. Chiedo scusa di questa lunga e non chiara lezione e vi ringrazio.
ringraziare la professoressa Rita Levi Montalcini per la chiara esposizione di questa sera e chiedervi se c'è qualcuno che voglia fare qualche domanda. Prego. Io devo, prima che loro parlino, chiedo scusa di un errore che ho fatto parlando, vero? Il Parkinson deriva da una carenza della dopamina e non della noradrenalina. Io chiedo scusa se parlando ritengo di aver fatto questo errore. Ed effettivamente le azioni che si portano, le azioni farmacologiche che vengono oggi attivate, che oggi sono in uso per diminuire il Parkinson, è di, come ho detto, dare il precursore, la L-dopa, che è il precursore della dopamina. Normalmente, quando noi agiamo in questo modo, possiamo tuttavia determinare l'azione contraria, cioè aumentando la presenza della dopamina in circolo, noi possiamo arrivare all'eccesso opposto, cioè di provocare una sindrome schizofrenica. La dopamina è in causa, non la noradrenalina, come temo di aver detto, né in queste due malattie opposte, l'una di tipo neurologico e l'altra di tipo psichiatrico. Adesso sono pronta a rispondere se loro vogliono farmi delle domande. La noradrenalina, permettete che venga ancora un momento a riparlare della noradrenalina. La noradrenalina invece, credo che è un errore che ho fatto e che voglio rimediare, si trova in causa in altre malattie che sono quelle delle sindrome depressive. L'eccesso rilascio, cioè il diminuito rilascio della dopamina, è in causa di quelle gravi sindrome depressive che sono molto comuni. Normalmente oggi si rimedia a queste inattivando l'enzima monoaminossidasi che blocca l'inattivazione della noradrenalina. Una delle prime cure introdotte nella clinica neurologica è stata appunto questa. Nelle sindrome depressive si è trovato che era la carenza della noradrenalina, non della dopamina, come temo di aver detto, che porta a quella grave sindrome che è la sindrome depressiva. Quando noi diamo un inibitore della monoaminossidasi, permettiamo quindi una maggiore liberazione di noradrenalina in circolo, noi possiamo migliorare o completamente guarire la sindrome depressiva che deriva da questo. Quindi le sindromi neurologiche derivate da carenza di dopamina sono quelle che si riflettono nella malattia del Parkinson. Le sindrome da eccesso di risposte del recettore sono quelle che danno la schizofrenia. Quindi vi prego di scusarmi se io nel parlare ho fatto questo errore. La noradrenalina è legata a un eccesso di, a una diminuita liberazione, sindrome di depressione. Quando questo è un eccesso abbiamo invece la sindrome opposta, ipomania. Scusate per quelli di loro e di voi che sono al corrente di questo errore del quale non so come sia venuto. Prego, adesso sono pronta a rispondere, perché se qualcuno di voi vuole farmi domande desidero prevenire la giusta osservazione che mi avreste fatto. Prego, signor Milena. Sono? Ecco, questo non lo saprei, Emilina. A dire la verità, effettivamente le une hanno un pigmento grigiastro, le altre un pigmento azzurro, ma non ritengo che sia mai fatto uno studio che abbia dimostrato perché il locus ceruleo deriva dal colore azzurastro, o almeno perché queste sostanze abbiano questo colore. Diciamo, sono servite ai vecchi anatomi per determinare quando non sapeva affatto della loro funzione. Oggi abbiamo dei sistemi molto più semplici, che cioè la fluorescenza, che può essere di carattere verde o di carattere giallo a seconda della sostanza, e sostanza serotonina legata alla trasmissione delle cellule del rape, o verde se legata a dopamina o noradrenalina, ma la colorazione non saprei dire da che cosa risulti. Se qualche neurologo può trovarmi in errore in altre cose, sono molto lieta di cercare di rispondere. Al primo ho cercato di bloccare io la naturale osservazione che i neurologi presenti mi avrebbero fatto su questa qui pro quo tra la noradrenalina,
che è presente e caratterizza la sindrome sia in eccesso della mania sia in deficienza della depressione. Sono il Parkinson e la schizofrenia, che invece sono malattie, diciamo, opposte l'una all'altra per un diminuito rilascio o un eccesso di rilascio. Ancora desideravo dire che le sostanze allucinanti o allucinatorie, che hanno un'azione simile, a loro volta ci hanno portato al riconoscimento di questo. Noi sappiamo oggi che l'anfetamina, quella sostanza che può dare una sindrome schizofrenica simile, ha una struttura molto simile alla struttura della dopamina e, apparentemente legandosi ai recettori, agisce in modo simile e determina una sindrome schizofrenica come. Altre sostanze come la cloropromazina, che aumentano, che attivano la liberazione, hanno l'azione opposta di quella del blocco. Nessuna osservazione? Speravo che mi aveste trovato, come certamente avete, in colpe in altri punti, e avrei desiderato chiarirli. In questo caso io domani parlerei di quello che è il lavoro di tutti i nostri, questi ultimi 30 anni, diciamo, la scoperta del fattore specifico di crescita e il futuro della neurobiologia, nel quale io spero che rientri wishful thinking, anche la NGF, del quale oggi sappiamo molto più di quando abbiamo iniziato in questa strada, e con nostro grande piacere ci siamo trovati in un nuovo canale di apertura nello studio dei fattori differenziativi e del sistema nervoso e di altre cellule.